grazie al Teatro Stabile per aver organizzato questo incontro, soprattutto grazie a Gabriele Lavia per dedicarci, prima dello spettacolo di questa sera, uno spazio di approfondimento e di dialogo sui suoi Giganti della Montagna. In scena attualmente al Carignano, è una produzione con il Teatro della Toscana, il Teatro Biondo di Palermo, una coproduzione, e è uno spettacolo assai interessante, di cui avremo il piacere di parlare con Lavia, sperando poi alla fine di raccogliere anche qualche intervento da parte del pubblico. Dunque, ieri sera abbiamo avuto l'opportunità, ieri sera in queste serate, di sentire l'ultimo Pirandello, questo grande Pirandello incompiuto, e dico sentire prima ancora di vedere, perché Lavia ha proposto tutto l'ultimo Pirandello incompiuto sui Giganti della Montagna, sino al finale che non possiamo rivelare, sia perché è rimasto incompiuto a causa della scomparsa di Pirandello, sia perché frutto poi anche di alcune note finali di Stefano, del figlio Pirandello. Lavia, nella sua edizione, colloca il dramma in un teatro che quindi completa, conclude la sala del Carignano, un teatro che però è in rovina, in stato di rovina. Oltre questo teatro vi è il vuoto, l'abisso, un non luogo che inghiottisce e restituisce gli attori alla scena e dalla scena. Sì, ma quali attori? Nell'incontro, scontro fra le parti di questa opera, una compagnia di comici si trova a far visita alla Villa della Scalogna, dove un gruppo di individui ha scelto di vivere in un auto-isolamento, forse per loro salvifico, che però ha anche il sapore di una rinuncia, di un'alienazione. Ciò che non avviene nello spazio protetto della rappresentazione, che soprattutto per Pirandello è a metà fra vita e finzione, è l'altra scena, che è rivolta verso noi spettatori, che sono i giganti della montagna. Questi giganti della ragion pratica, della vita materiale, del tecnologismo, ma, secondo lo stesso Pirandello in alcuni appunti in un'intervista a Roma negli anni 30, pigmei della vita spirituale. E qui si instaura poi il finale, la lettura di Lavia. A conclusione della trilogia pirandelliana, dopo i sei personaggi in cerca d'autore e dopo l'uomo dal fiore in bocca, come mai lei, regista, attore, in questo spettacolo mago cotrone, ha scelto di portare questo testo, di affrontare questo testo? Ma ce l'avevo in mente da diversi anni, ma non osavo avvicinarmi a quello che è considerato il capolavoro, sia pure incompiuto. Metterei un punto interrogativo, perché l'unica cosa certa è che Pirandello era un burlone e tutto quello che diceva che avrebbe fatto era certo che non lo avrebbe fatto. E così sono convinto, affettuosamente convinto, che Pirandello abbia raccontato il terzo atto al figlio Stefano, che lo andava a visitare preoccupato della salute del padre, che stava e sapeva di dover morire, era l'unico a sapere di dover morire della famiglia Pirandello. Perché era sicuro? Perché esattamente 2 giorni prima gli stavano rifacendo la camera da letto. Non so se avete mai visto il letto di Pirandello. Il letto di Pirandello mette paura per quanto è piccolo. Noi ci meravigliamo sempre, ma come i nostri genitori, i nostri nonni dormivano in lettini così, come facevano, erano immobili, avevano questa possibilità catalettica probabilmente di sdraiarsi
e entrare subito in catalessi. Ma questo una volta era possibile. Mia madre mi diceva, era sempre stanca, quattro figli, i nonni in casa. La mia è una famiglia siciliana, per cui i nonni non è che venivano nascosti in uno scantinato o piuttosto che in un ricovero. I nonni stavano a casa, erano rimbambiti, ancora non si diceva Alzheimer, ma era quello. E però stavano tutti a casa. Mia madre era veramente distrutta dalla fatica e diceva: bambini, dormo per mezzo minuto, recuperava. Noi che ci rivoltiamo nel letto per quill monadols e non dormiamo mai, invece la stanchezza vera. Bene, Pirandello passeggiava per la sua anticamerona studio. Uno si sorprende di quanto la casa di Luigi Pirandello di Roma è bruttina, brutta, senza gusto quasi, un po' sciatta, restaurata in maniera ancora più sciatta, in maniera oserei dire vergognosa. Hanno pitturato le pareti, amico caro, col ducotone, facendo una parete blu, l'altra verde. Io non lo so in questo paese a chi è data in mano la cultura, ma certamente a persone malate di mente. Stiamo parlando di Luigi Pirandello. Probabilmente insieme a Eschilo, Sofocle, Euripide, Shakespeare, Calderon della Barca, Molière, Chekhov, Ibsen, Strindberg, Pirandello. Non ce n'è più altri. Sì, è vero, c'è la drammaturgia contemporanea, ma basta tre righe di Pirandello che la caccia via, tre righe di Molière che la distrugge, mezza riga di Shakespeare che l'annienta. Perché? Non si sa. Succede. E allora? Succedono. Ci sono dei secoli che non producono teatro, producono altro. Non bisogna lamentarsi. È un dato di fatto. Bene, Pirandello passeggiava per questa orrenda anticamerona, aspettava il vistaglio, sotto aveva il pigiama, aspettava il medico, finalmente arriva il medico. Dice: professore, sono arrivato. Perché è arrabbiato, professore? No, diceva, ma posso, devo lavorare. Ah, sì, ma non fumi, professore, non fumi. Vabbè, allora, forse ci dobbiamo visitare e visitiamoci. 33, respiro, fatto, quell'altro. Allora, dottore, noi ci conosciamo da tanto tempo. Che è questo? E il dottore gli dice esattamente queste parole: lei è un poeta e dunque non deve aver paura delle parole, questo è morire. La ringrazio. Prende la sceneggiatura che stava scrivendo, un'ennesima sceneggiatura del Fu Mattia Pascal, la posa, la mette da parte e tira fuori la prima scena di un testo che aveva intitolato Fantasmi e di cui aveva pubblicato la prima scena, l'unica scritta. Piglia le sue due asticciuole,
Pirandello scriveva a mano, non a macchina. C'è una famosa fotografia di Pirandello a macchina. Gli avevano regalato una macchina da scrivere, ma lui l'ha usata solo per fare una fotografia. Quando prese il premio Nobel, fece la fotografia, scriveva con l'asticciola, mi rivolgo a lui, ai più vecchi che sanno che cos'è l'asticciola, l'asticciola rossa con cui scriveva le didascalie, l'asticciuola nera con cui scriveva le battute. E fa una riga su Fantasmi e scrive I giganti della montagna. Modifica appena in 2-3 punti la prima scena e scrive come scriveva lui, di getto. Lui aveva tutto nella mente, non prendeva mai appunti. Semmai gli appunti erano una novella, ma non... E degli appunti, anche il romanzo fu Mattia Pascal, voi sapete come comincia, no? L'unica cosa che sapevo, cioè veramente non sapeva nulla, neanche di dove andava a parare quello che stava scrivendo, ma non aveva soldi, il suo editore gli aveva chiesto altre novelle, lui gliele mandava senza farsi pagare, e lui scrive a Treves, ma amico mio, io non ho i soldi per campare, perché la miniera del padre si era allagata e per riuscire a comprare i macchinari per togliere l'acqua dalla miniera dovettero spendere tutti i soldi bloccati della dote della moglie con cui il padre della moglie di Pirandello, una persona oserei dire lurida e abietta che aveva rovinato Antonietta Portulano per gelosia, l'aveva comprato Pirandello, 40.000 lire. Ci sono 40.000 lire, se vostro figlio si piglia la figlia. Il discorso era questo. E Pirandello, che non aveva un soldo, era disperato. Quando la sorella gli scrive questo, lui risponde, fate di me quello che volete. E organizzano questo matrimonio, che ci vorrebbero... da raccontare sarebbe molto divertente, come organizzano un incontro fortuito tra il giovane Pirandello e la giovanissima Antonietta Portulano, fingendo un incontro casuale sul corso principale di Agrigento, quindi sotto lo sguardo di tutti. Ah, ma signora Pirandello, voi in quadro, la guida, Portulano, fanno finta di incontrarsi e decidono di andare a prendere a casa un rosolio. E lì accadde il fidanzamento ufficiale. Pirandello scrive, ma è bella, io credo che l'amerò, è una persona profonda e spirituale, io credo che potrò amarla e lei diventerà la compagna della mia vita, è felice, si innamora, ma la povera Antonietta Portulano era stata sin da bambina costretta a camminare con la testa bassa, a non parlare, era già pazza. Era stata messa dalle monache, i fratelli la controllavano se per caso lei alzasse la testa, non poteva fare, era una gelosia talmente malata del padre e dei fratelli su questa persona che aveva una sua profondità, a sapere.
che poverina lei impazzì. E impazzì in un modo singolare, che ce la racconta giusta, anche per questo ho messo il pianoforte. No, perché si capisce da questo racconto che Pirandello Cotrone, ma è anche Cotrone l'avia, cioè si sente la sua passione per Pirandello. Pirandello è il più grande, non c'è niente da fare, bisogna farci pace. E per molto tempo non è stato considerato. Il mio insegnante di storia del teatro, grandissimo, Giorgio Bassani, il giardino dei Finzi Contini, considerava Pirandello un autore borghesuccio, che scriveva un italiano scorretto. Non lo aveva capito, ma mica tutti possono capire tutto. Non è che Pirandello scrive probabilmente il testo più importante della storia occidentale del teatro, che è I sei personaggi in cerca d'autore. Cioè, a voi sembra semplice che improvvisamente, mentre stanno provando uno spettacolo su un palcoscenico vuoto, tu fai finta che sono il pubblico del 1920 a Roma, cioè quindi al Teatro Valle, no? Che gli occupatori del Teatro Valle volevano salvare dall'orrore della convenzione, dell'orrore alla cosa, e ora è chiuso, fatiscente, e non riaprirà mai più, perché noi sappiamo che se in questo paese si chiude un luogo della cultura, sono tutti felici, e non si riapre mai più. Si chiude una libreria, che bello, non c'è più. Si chiude un teatro, meglio, un auditorium, che meraviglia. Sono questi i giganti della montagna. Sei giganti della montagna, ma detto questo, allora, Pier, vi sembra una cosa da poco? Si apre il sipario e stanno provando uno spettacolo. Un po' di qua, no, sì, si deve mettere il cappello da cuoco. Il suggeritore, legga la didascalia, con cappello da cuoco, che l'attore, il primo attore non vuole entrare in scena col cappello da cuoco, l'attore vuole essere bello, si capisce, no? E poi entrano dal fondo dei signori, ci sono dei signori che vogliono parlare con le... Ma signori, ma che signori? Per favore, dica che dobbiamo provare, non abbiamo tempo da perdere. Chi sono? Che cosa desiderano? Veramente noi qui siamo in cerca... Di chi? Di chi? Di un autore. Un autore. Che autore? Uno qualunque. Oh, per favore, non abbiamo tempo da perdere. Vadano. No, no! Un'altra ragazza tutta strana, che sembra una semi-prostituta. Portiamo una storia interessante, è piena di dolore. Ditemi, in quale altro pianeta è stato scritto un inizio del genere? E in quale altro pianeta sul palcoscenico accade la scena vera recitata dai personaggi, che nel momento tragica del padre che senza saperlo va in un bordello e paga per andare a letto con la figlia, dopodiché va bene, dice il regista, ora ci pensiamo con noi, naturalmente adesso qui voi non siete attori, vabbè sì, ma qui ci pensiamo, e la ripetono gli attori, uguale, e la tragedia diventa una ridicola farsa, perché gli attori hanno i loro modi di allora, per di più. Ma chi ha potuto immaginare
un abisso del genere. Chi ha potuto raccontare la tragedia della vita e la commedia amara di chi ha il potere di rappresentarci? Perché è ovvio che tutto il teatro è una metafora ed è anche un simbolo, per cui dietro quello, poi dietro questo significato apparente di storia angosciosa, rimane dietro il discorso del potere che annienta, distrugge, rovina la vita, la poesia di una società, sia pur amara e malata. Ma fra l'altro questi giganti hanno un suono che è anche militaresco. Si ode il galoppo dei cavalli, sì. Adesso Pirandello credo che sarebbe molto contento del galoppo che abbiamo fatto noi, ma noi abbiamo dei mezzi tecnici che Pirandello non aveva. Abbiamo la possibilità di avere un impianto fonico per questa cavalcata che è galoppo, urla, sono feroci e ubriachi. Comincia da fondo, poi passa in mezzo alla sala, poi passa su bocca scena, poi se ne vanno in fondo, poi vanno in fondo. C'è una serie, la cavalcata dei giganti da un punto di vista tecnico è la cosa più complicata ed è la cosa che ci ha portato via più tempo per fare la cavalcata dei giganti. Perché avviene a tempo, come direbbe Cotrone, dico bene? Sì. E qui anche si innesta il pianoforte, forse, glielo domando. No, il pianoforte l'ho messo per questa ragione. Stavamo parlando di Antonietta Portulano, sì. Questa donna, la moglie di Pirandello, verso la quale io nutro una grande simpatia. Perché sul proscenio del teatro vi è un pianoforte. Quasi in tutti i miei spettacoli c'è un pianoforte sul proscenio del teatro, perché in genere le mie scenografie, come probabilmente avrete avuto modo di vedere altre volte, rappresentano sempre qualcosa di rotto, spaccato, infranto, palcoscenico di qua, di là, messo di sguincio, e c'è sempre un pianoforte abbandonato. In questo caso però il senso era questo. Antonietta Portulano, Pirandello era l'intellettuale più importante della sua epoca, e quindi quando stava a Roma, la sua casa, la casa di Pirandello peraltro, era sempre aperta, la porta non era mai chiusa. Lui scriveva in questa sala, tavolino così, i suoi allievi, lui era amatissimo dai suoi allievi e anche dalle sue allieve, di cui si doveva guardare, perché se no lo arrestavano, infatti dava tutte le lettere al preside. Che il preside, io le porgo questa lettera, eccetera, eccetera. E Antonietta Portulano stava lì, portava magari dei liquori, un tè, un caffè, e sentiva questi che parlavano, inventavano cose, erano, si alzavano, discutevano di arte, di filosofia. E un giorno lei si alzò, tutti attraversò la stanza, entrò nell'altra stanza, in fondo c'era il pianoforte. Si mette al pianoforte e comincia. Quello si alza, Pirandello, va lì, gli altri vanno a vedere. E questo è stato la prima scena di pazzia di questa poveretta che ha sofferto per colpa del padre. Camminava così. Noi la vediamo così solo nelle fotografie.
incredibile, rovinata da questa follia, siculo maschilista e poveretta. E allora per questo ho messo, per ricordare questa signora, che poi comunque sia Pirandello non volle mai mandare in una casa, finché un giorno lei tentò di colpire il marito con un coltello quello di cucina, per cui fece un consiglio di famiglia e i figli convinsero il padre a mettere la madre, e probabilmente fu l'unico periodo felice di questa donna, che secondo me era intelligentissima e non era ignorante, era una persona colta, studiato e la misero lì e morì molti anni dopo Luigi Pirandello, non mi ricordo bene la data, successivamente. Mi pare addirittura mi sbaglierò, nel 59 è morta, Pirandello nel 36 e lei nel 59, quindi adesso per i ragazzi 59 per noi 59. Lo spettacolo 59 per noi stamattina. Sessanta anni fa? Sì. 60 anni fa avevo 17 anni, 18 anni. Allora, un ultimo elemento che ci tenevo a sottolineare. Avevo già le mie storielle d'amore. E questo, Cotrone non è solo un mago capace di evocare ancora la magia che noi abbiamo perso e che per la quale è necessario tornare a essere bambini, ma è anche qualcuno che ha intorno a sé un clima di festa in questi giganti della montagna, o di farsa o di festa. No, ma è così, lo dice pure lui. Non tutti i Cotroni sono stati così, però. Allora mi interessava sottolineare questo elemento nel suo... Scusate, ho guardato perché purtroppo c'è il mio amico Filippo. Non c'è Filippo che mi... Perché a un certo punto devo andare a teatro. Sì. Ho veramente poco tempo. Sì, sì. Allora, perché ho dovuto sostituire un'attrice che è malata. E quindi è una cosa un po' complicata da gestire. Vai. No, no, niente, quindi io sottolineavo questo elemento della farsa, della festa che avviene. Ma bisogna capire una cosa. Pirandello è la punta più avanzata della sua epoca. Perché? Per una storia molto complicata che non starò a raccontare, magari qualcuno la conosce, questo il padre voleva mandarlo all'istituto minerario, perché aveva la miniera, a studiare. Lui invece di nascosto si iscrive al liceo classico. A un certo momento non riesce più a tenerlo nascosto e coi buoni uffici del suo insegnante, che vedeva in questo ragazzo un grande talento di studioso, alla fine il padre, temutissimo, però quando gli dissero che Luigi si era iscritto al coso, rimase così, come i siciliani, però capì che non c'era niente da fare. Chissà come, chissà perché, Pirandello decide, attraverso il suo insegnante, cosa, quella, di iscriversi all'università e sceglie l'università di Bonn. Questo signore, nato a Chaos, località vicino a Porto Empedocle, nei pressi di Agrigento, decide di andare a Bonn e si iscrive a Bonn. Lo prendono, gli fanno tutte le domande, nome, cognome, di dove, nato, religione. Una volta
anche se è giovane, ma è, si è religione. No, in Germania ancora oggi lo chiedono. Ah, sì, ecco. Sì, sì. Beh, e lui scrive ateo. Quando scrive ateo, il segretario fa... Tanto che lui scrive alla sorella, dice: ho scritto ateo, ho religione, in una città come Bonn, dove ogni 2 abitanti, 3 sono cristiani. Questa cosa, ogni 2-3, ci fa capire una cosa, che Pirandello ha già in quel momento in cui si scrive alla scuola, da un punto di vista artistico, estetico, è un impressionista che fa impressionismo. Uno guarda un quadro impressionista e dice: beh, è vero, ci sono anche delle cose brutte nella vita, però che belle che sono. Cioè, quelle persone, quelle 2 donne nude sull'erba insieme a questi così che fumano, ma forse hanno freddo, se le tengono lì perché sono pagate, però che bello, vorrei esserci anch'io, no? E questo è l'impressionismo, che in qualche modo fa vedere che anche le cose come quelli che grattano il parquet per pulirlo, in fondo però è bello, c'è una bella luce, la vita è bella, almeno dà questa impressione. Poi accade l'espressionismo, dove tutta la vita è brutta, le figure diventano storte, sghembe, amare. Un pre-impressionista come Egon Schiele, insomma, magnifico, no? Nel suo dolore, non c'è speranza. In Italia quello diventa futurismo anche, che è il modo dell'espressionismo che come viene solo nel nostro paese, peraltro. Quindi Pirandello, quando scrive, scrive in modo espressionista. È solo in un mondo espressionista che si può dare che ci sono in un posto strano dei personaggi che si chiamano scalognati, dove vive un signore coi piedi molli, per questo mi tolgo la scarpa, mi accarezzo il piede, coi piedi molli, che c'ha un fez, i pantaloni gialli, la giacca nera e una camicia azzurra, carica. Così io ho addosso quello che Pirandello descrive, una giacca a larghe falde e il fez in testa. Perché il fez? Perché lui si è ritirato lì e lo dice: io vivo qui per questo, io ho in odio questa gente e vivo qua per questo. E in prova vedono: ero cristiano e mi sono fatto turco. La sgricia gli dice: oh, non tocchiamo la religione, perché la sgricia è l'unico personaggio vero del testo. La sgricia è Maria Stella, la cammarera, la cameriera di casa, alta un soldo di cacio, religiosissima e superstiziosissima, che Maria Stella detta la sgricia. Perché? Alta così, un pochino di più, un topolino. A sgricia, e quindi questa sgricia ebbe una grande importanza nella vita di Pirandello, perché gli raccontava strane storie, tra cui
anche quella dell'angelo 101. Ed è per questo che lui ha messo due giorni prima di morire, forse un giorno prima di morire, ha voluto rendere immortale la sua cameriera che gli raccontava le storie, lo portava in chiesa e soprattutto fu la causa di una sua agnizione che lo dominò per tutta la sua esistenza. Un giorno, quando la sgrigia lo portò, lui gira, veniamo adesso a Porta Pedro, a messa. Dice, andava alla messa, quando era piccolo ebbe anche dei trasporti mistici. Un giorno, attenzione, dice la sgrigia, non entrare lì dentro. Dico, c'è la morte che ti prende, mi raccomando, attento, non ci devi entrare mai. Dire a un bambino quello non lo devi fare mai è inutile. Pirandello viveva col desiderio di entrare in questo fondaco. Nei paesi siciliani ancora esisteva una stanzona, una stanza non come questa, una stanza piuttosto grande, dove chi non aveva da dormire poteva dormire, si poteva riparare il fondaco, ed era messo, e veniva usato anche per fare i funerali dei poveri senza nessuno. Pirandello entra in questa fondaco e abbagliato dal sole, quando entra nel buio non vede, non distingue, tranne che vede un uomo sdraiato su un tavolaccio, su un tavolo, coi piedi enormi, delle scarpe enormi, ma lui piccolino, non capisce, no? Perché mettevano il morto, che molte volte era vestito di stracci. E allora la pietà nella tradizione, nella superstizione, nella siciliana, uno gli portava la giacca, uno i pantaloni, un altro le scarpe. Evidentemente le scarpe che erano capitate a questo cadavere erano un po' grandi per lui, per cui Pirandello si ricorda le scarpe enormi di questo metto piccolo con dei piedi enormi. E lì, oddio, la paura, e a un certo momento sente, e ha paura che sia la morte che lo viene a prendere, e si mette in un angoletto del fondaco, seduto in terra. Man mano che la vista si abitua all'oscurità, lui intravede contro la parete dall'altra parte di dove è lui, intravede una figura femminile con le gonne alzate che gli vanno contro la faccia e una figura maschile con i pantaloni abbassati, attaccati, e questo rumore che sente è il fruscio della seta, della gonna e l'ansimare dei due. Questa scena violenta di sesso e di morte rimasero sempre attaccate in lui. E quando lui la dettò, questa memoria, le sue memorie sono certamente almeno autentiche, nel senso che lui firmò tutte le pagine. Quindi noi sappiamo di Pirandello, quello che lui racconta di sé al giudice, è al giudice questo signor giudice, è la sua storia, quella che lui ha detto e che ha firmato.
E questa unione di morte, sesso, è rimasta sempre agglutinata in lui. Dopodiché ebbe esperienze attraverso Luigi Capuana, che era un medium, e attraverso un gruppo di amici colti siciliani. C'è stato un periodo in cui la Sicilia è stata la terra dal punto di vista letterario più avanti, pensiamo a Verga, che era un simbolista. Come si chiama la barca di Verga? Speranza. No? Gli ultimi travolti dalle onde, e quella speranza che aveva, per dire, no? Però lesse poi, fu Mattia Pascal, qualche giorno prima che venisse pubblicato. Verga era distrutto e amareggiato, perché dal tuo al mio, a Milano, non aveva avuto successo in teatro. E allora sta lì da Treves e dice: no, Verga era bellissimo. Mia nonna mi raccontava, era un uomo altissimo. Se vedete le fotografie, veramente molto bello. Dice, ogni volta che entrava Verga, io ero bambina, ma era così alto, era il più alto di tutti. Verga, no, dice, non voglio più scrivere, non sono più capace, non è più il mio mondo questo, non è più il mio mondo. Ma no, ma dai Giovanni, vedrai, dice Treves, è il momento. Sai, non è che poi Milano è il mondo, dice, magari a Parigi è un trionfo, va a sapere. No, ormai sono finito. E c'era un giovane lì, un giovane, questo si chiama Luigi Grande, per le tue parti, c'è un romanzo nuovo, te lo vuoi leggere? Glielo possiamo dare al signor Giovanni, Pirandello, ma come no? Signor Verga, io per me lei è un mito, prendi questo, ma sì, lo leggo. Dopo due giorni ce la dice lunga sulla qualità umana. Dopo due giorni, Giovanni Verga, il più grande scrittore del mondo, cioè il più grande scrittore del mondo, i più grandi conoscitori di Verga si trovano in Giappone, tanto che un giapponese che io ho conosciuto, ha le chiavi della casa di Verga a Catania. Cioè, veramente nel mondo ci sono bizzarrie. Bene, dopo due giorni il più grande scrittore del mondo fino allora scrive una lettera all'oscuro Pirandello Luigi. Lei è il nuovo. Io oramai sono antico. E lui l'ha scritto perché dice: io non ti posso più mandare le novelle a Treves. Non ho soldi, non so cosa mangiare. Treves gli manda subito 7.000 lire per pagare tutte le novelle che gli aveva mandato, e in più altre 7.000 lire, l'anticipo per il tuo romanzo, Luigi. Un romanzo? Che scrivo? Io non so nulla, non so proprio niente di quello che devo scrivere. Devo scrivere un romanzo, altri soldi mi servono, devo pagare la cosa. La moglie, dopo la notizia che la miniera di zolfo era allagata e il padre aveva dovuto usare i soldi della dote,
era caduta, si era paralizzata momentaneamente, nervosamente, e stava sul letto così, ma gelosissima, tanto che sfiancava il marito per non far sì che potesse avere rapporti carnali con il... Sta a letto così, veramente stava a letto da quest'altra parte, col dito sinistro, faccio finta però che siamo al contrario, lui è pirandello, e lei sta così, lo arpionava così, e lui stava pancia sotto, arpionato, le due calamai, rosso e nero, le asticciole. Che cazzo scrivo? Avrà pensato. Non so nulla. L'unica cosa che sapevo era che mi chiamavo Mattia Pascal. E comincia a scrivere senza sapere dove andrà a parare. E scrive, sapendo, non sapendolo per come era lui, un romanzo espressionista, futurista, che ve lo dico a fare, che cos'è il fu Mattia Pascal? È l'opera di un genio assoluto, scritta in quel modo. Bene, si sente, sì. Dobbiamo andare, andiamo. Sì. Si sente tutto l'universo che c'è dietro uno spettacolo come questo, noi non possiamo che ammirare personalmente la passione per questo, per tutto che trasuda, anche per chi l'ha vista recitare già Pirandello, però gli altri spettacoli magari li ha letti, li ha visti recensiti, allora vedere con i propri occhi e sentire dal vivo il rapporto profondo con questo autore è, devo dire, una grande lezione. No. Allora, forse c'è un microfono per un paio di interventi prima di lasciare andare via Gabriele Lago. Dimmi. Ma adesso arriva il microfono. Forse ho trovato l'attrice giusta. No, anche quella. C'è il problema della sgrigia, non mi sembra poco. Ieri abbiamo visto lo spettacolo con un'attrice. Che era la prima, sì, era un'attrice, la prima volta l'ha fatta bene, ma è un'attrice giovanissima. Ed è stato ancora più interessante per questo. Ma interessante, espressionista, però è meglio sempre seguire c'è stato quello che dice l'autore in linea di massima, almeno la mia formazione è questa. Ci sono altri registi invece che la pensano in un modo completamente diverso. La mia formazione è quella... Della fedeltà al testo. Non c'è niente di più infedele della fedeltà. Uno può far l'amore con una donna e pensare all'altro. Una donna può far l'amore con un uomo e pensare a un altro uomo. Qual è la verità? I greci, che la sapevano lunga, non hanno come termine veritas, parola romana che vuol dire essenza del muro. Veritas. E la falsità, falsum, parola romana che vuol dire caduto. La veritas è l'atteggiamento del guerriero romano che, avendo la spada corta, riesce a rompere la misura e fare lo sgambetto al nemico e diventare un muro, un verum, e lui un falsum, perché da fallere cadere. Questo è il concetto di verità nella nostra cultura giudaico-cristiana, ed è per questo che siamo dei poveri sfigati. E all'interno? Per i greci è tutt'altra cosa.
la verità. Non esiste la parola verità, è un'obiezione. C'è una parola aletheia, svelatezza. Tutto è velato. In certi momenti tu puoi fare così. Accade nello spettacolo anche. È certo, Pirandello è greco. Pirandello non è. Si è fatto turco, ma niente a che vedere con Maometto. Prego, salve, mi chiamo Gabriele, ahimè. Gabriele è un bellissimo nome. Sì, no. Mio fratello si chiama Gherardo. Ci è andata bene. Soffriva sempre. Volevo innanzitutto ringraziare perché ieri sera sono stato narcotizzato in senso degno, come dice delle volte. Grazie. Volevo sapere una cosa, io non ho compreso, c'è un personaggio che si chiama Mara Mara, se non sbaglio, con l'ombrellino, detta la scozzese, che sta sempre con questo ombrello alzato. Qual è il motivo per cui lei sta continuamente con questo ombrello alzato? Il motivo è molto semplice, perché Pirandello scrive così. C'ha un ombrellino rosa, è vestita questa ragazza molto grossa, e che lui chiama Mara Mara perché è due volte Mara. Sì, la chiama così perché è due volte. Non sapevo, Marona. Mara Mara, Mara Mara, e c'ha l'ombrellino e... Ed è carattere, dice, dolcissima, tenera, timida. Diventa rossa e parla a vanvera. Perché? Perché lì dentro ci sono tutti questi scalognati che sono personaggi che Pirandello aveva in mente e che ancora non aveva infilato dentro una novella. E sono tutti là. Li ha messi un pochettino là, quelli che gli venivano, gente bizzarra. Lui, voi lo sapete, Pirandello, non sappiamo fino a che punto questo corrispondesse a verità. Io credo che, essendo lui un esoterico, si metteva nella sua casa in fondo a via Nomentana, alla vista degli orti, dice in una novella, alla vista degli orti, si metteva nella stanza così, dando le spalle alla finestra, la sera, e lì riceveva cosa? I suoi personaggi. Qualcuno dice, ma mi vuoi mettere, non lo so, mettimi in una novella, in un dramma, non lo so. C'è un professore che gli viene a dire, ma io ho una storia bellissima, ho una mia teoria scientifica del cannocchiale rovesciato, il segreto della felicità. Ma veramente? Ma com'è questa teoria? Si prende il cannocchiale e si rovescia. Guardando, ecco che gli uomini appariranno come delle formichine lontane, lontane, di cui non te ne importa più nulla. E questo è il modo per essere felici. Se uno regina, no, non bisogna farsi coinvolgere dal genere umano per essere felici. E questo è uno dei grandi personaggi di Pirandello, ne ha scritti talmente tanto. La signora Charmaine, quei due signori, quei due uomini che vivono felici, vanno in giro dandosi la mano, non hanno bisogno di nessuno. A un certo punto, l'appartamento di sotto viene affittato da una signorina, la quale un giorno sarà. Andiamo ad aprire. Avete un poco di prezzemolo?
Sì, certo. Un cucino di latte per caso. Ogni tanto viene questa qui a chiedere com'è, come non è, come non è. Una, un bel giorno, uno dei due, un pochettino strani probabilmente, uno dei due decide, si innamora di questa donna e si sposa. E dice, sì però, la moglie dice, sì, ma viviamo tutti e tre insieme. Certo, che bello sarà, e in apparenza, no? E insomma, leggetela, è interessante. Grazie. Dobbiamo andare. Marco. Perché Pirandello, nel scrivere I giganti della montagna, inserisce appunto la favola del figlio cambiato, perché proprio quella novella dovevano rappresentare. Io mi sono data questa risposta, perché nella favola del figlio cambiato, i due bambini, quelli uno è stato scambiato, possono essere felici soltanto se la madre si occupa teneramente di quello che è stato scambiato, di quello storpio. E come dire, cioè riprendiamoci l'umanità, no? Riguardiamoci dentro. E I giganti della montagna, come dire, riprendiamoci l'arte, guardiamoci dentro, anche lì, al di fuori di tutto ciò che può essere il potere. Potrebbe essere questo? Potrebbe, anzi, credo che lei abbia ragione. In fondo riprendersi l'arte, riprendersi la poesia, no? Come dice Pirandello, in qualche modo è riappropriarsi della propria umanità, quel regno in cui un re storpio non può essere accettato, per cui devono fare lo scambio dei figli, perché il re deve andare sulle fotografie di Novella 2000, insomma, devono essere belli come i reali di Monaco. Questa favola del figlio cambiato fu una grande amarezza per Pirandello, perché fu un clamoroso fiasco. E allora lui, che però amava quest'opera, la amava tantissimo, la considerava la sua opera migliore, volle mettere nei giganti, questo credo io, perché nessuno lo sa, il poverino è morto, quindi non ce lo può dire, ma credo per questa ragione volle mettere nei giganti il guaio di una compagnia di attori che si rovina per mettere in scena, per rappresentare questa opera che è incompresa e dove il povero marito gay, non gay, non si sa. Certo è che la contessa è un personaggio molto particolare. In Sicilia ci sono 5 modi per dire omosessuale: Puppu, Crastu, Culatteri, Finocchio e Farfalla. Ne conosce un altro? Sì, l'ho sentito. Mi dica. Perché Crasto sa proprio di lumaca, con le corna. Sì. Garruso. Ah, Garruso. Anche sì, adesso avevo dimenticato. Comunque, la cosa più rara è Farfalla, che poi è diventata Frufru, ma Frufru ci dice un'altra cosa. Invece Farfalla, quando io ne parlai alla professoressa Corsinovi, secondo me la più grande esperta di Pirandello oggi, che vive a Genova, la chiamai, dico, Elisabetta, ma tu lo sai che
in siciliano farfalla vuol dire gay, e lui, lei, no, sì, adesso esageri, non è così, certamente no. E dice, guarda, che lo so con certezza, anche perché mi sono andato a informare da miei amici letterati siciliani, studiosi di Pirandello, miei carissimi amici che vivono lì, hanno raccolto tutto il teatro in siciliano di Pirandello, che è importantissimo peraltro, perché è siciliano, quindi un espressionismo assoluto. E quindi ci apre uno squarcio sulla figura della contessa, sì, che non è per niente quella santarallina che uno crede, no? Perché al marito dice quelle delle farfalle, dice vabbè, dice, gli potevi mettere le corna, che sarà mai? A quest'ora se andavi con uno ricco, ci dava i soldi, facevamo la paga, magari ci pigliava i soldi, potevamo comprare scene, costumi, fare lo teatro vero, non così. E lei dice, ridendo, con una strana risata, che secondo me era la risata di Marta Abba, perché in questo strano testo lui dissimula il rapporto fra se stesso e Marta Abba, e addirittura sono la chiama farfalla. E nella scena del sogno, quella che solitamente viene tagliata, perché è quella dei fantocci, quella lì, nella scena del sogno, quando ci sono la contessa e il conte che sognano di essere se stessi fuori dalla villa, in questo strano posto che non riconoscono, nella scena del sogno, io credo, dove il conte, la differenza che nel primo tempo il conte la cerca, la tocca, vorrebbe far l'amore con lei, io credo che lui abbia voluto raccontare in modo molto realistico quella scena che lui chiama l'orrenda notte di Como. Probabilmente Marta Abba gli aveva promesso che si sarebbe concesso a lui a Como una tournée, va a sapere, albergo la cosa, e in quella orrenda notte di Como, che lui chiama orrenda notte di Como, non sappiamo quello che successe, ma credibilmente lei che non voglio fare pettegolezzi, secondo me lei sfruttava la grandezza di Pirandello per fare le parti. Mi sbaglierò, ho conosciuto Marta Abba, perché una volta per fare Pirandello bisognava telefonare alla signora Marta Abba, dice ci vediamo, allora quando? E uno doveva andare lì e c'era un cerimoniale ridicolo in cui tu raccontavi la tua linea di regia. In realtà lei voleva solo i soldi dei diritti, era una molto pratica legata al denaro. In quella orrenda notte di Como si capisce che lei non gliela diede, lui gliela chiese, ma non ci fu niente da fare, ed è per questa ragione che il povero regista, comunque nel sogno, anche se questi sono tutti stracciati, fedenti cose, li veste molto eleganti, perché è credibile che il povero Luigi abbia scelto, o forse addirittura comprato, un pigiama nuovo e una vestale che lui certamente nella vita non usava, ma in quella scena a Como lui si era mascherato, e lui quando si guardò allo specchio avrebbe detto che grande pupazzata.